Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, che cosa ha trovato il PDL nelle urne ieri sera? Meno di quello che prevedeva, bisogna essere sinceri, nel senso che noi ci attendavamo un risultato migliore. Sapevamo che si sarebbe trattato di un confronto e di un duello all'ultimo voto, ma confidavamo in un recupero. Peraltro alcuni sondaggi in nostro possesso avevano certificato, insomma, un buon recupero del centrodestra, e invece siamo, diciamo, un po' sotto. Questo è davanti agli occhi di tutti, quindi sarebbe anche sciocco non ammetterlo ora. Ecco, ma senatore, è andato male Alemanno o questa spinta propulsiva che ha impresso Berlusconi al PDL e a livello amministrativo trova una certa distrazione da parte dell'elettore tipo del centrodestra? Ma qui abbiamo diversi fattori che hanno, diciamo, operato in maniera convergente. Abbiamo un forte astensionismo che nelle amministrative è sempre possibile, ma in questa misura non era mai accaduto. Insomma, noi abbiamo avuto una pressione di 5-6 punti, qua abbiamo una pressione 20 qui, punti, impressionante. Di 20 punti, 19,5 sì. Punti, e al di sopra della media nazionale che è sui 12-13 punti. Quindi noi abbiamo veramente una pressione che, ripeto, è un fatto abbastanza normale nelle amministrative, perché il voto amministrativo è sentito di meno di quello politico, ma certamente ha inciso molto di più che in passato e ha assunto proporzioni sorprendenti. Questo è legato alla disaffezione alla politica, a questa politica, forse la gente non si sente più rappresentata, e sono i soliti discorsi che ci trasciniamo da ormai un anno, e che nel voto politico è stata, questa disaffezione è stata assorbita in larga misura dal voto a Grillo. Adesso il voto a Grillo è mancato perché ha avuto un crollo verticale il partito di Grillo in tutta Italia, e quindi evidentemente si è tradotto in un astensionismo diffuso, e questo per quanto riguarda appunto il calo dell'affluenza alle urne. Per quanto riguarda invece Berlusconi, da quando è sceso in campo noi abbiamo avuto, nel 94 abbiamo avuto dei fenomeni appunto di un calo di Forza Italia prima e del PDL dopo alle amministrative, mentre alle politiche, basti ricordare il 2006, nel 2006 noi abbiamo votato alle politiche e abbiamo avuto un risultato. E poi a Roma qualche mese dopo, perché non fu coincidente nel 2006 quando votammo per il secondo mandato di Veltroni, insomma, sì. E Alemanno è sceso in campo e in quell'occasione purtroppo perse, insomma, e noi abbiamo avuto un calo verticale dei nostri voti e anche dell'affluenza. Quindi nel 2008 invece i due voti coincisero e quindi le politiche spinsero, certo, al voto amministrativo. Nel 2013 adesso non i due voti non hanno coinciso, e quindi noi abbiamo avuto questo problema. Ecco, questo problema è un problema pesante. Che pensate di fare in queste due settimane per recuperare? E noi dobbiamo mobilitare gli elettori, innanzitutto che ci hanno votato al primo turno, convincerli a tornare, cioè avvertirli che la scelta deve essere ribadita, e poi per Alemanno, e poi dobbiamo naturalmente, e questo però non basta, noi dobbiamo poi chiamare tutti gli elettori, mobilitare tutti gli elettori che ci hanno votato anche nelle politiche, che devono tornare a votare nelle amministrative, che comunque ci avevano votato nel 2008, a tornare a votarci. Ecco, parlavamo prima con il senatore Ranucci e sì. Per fare un po' il punto sulla situazione delle riforme, quella elettorale in particolare, sì. Sembra che ci siano degli spiragli in questo senso. Stiamo lavorando proprio in queste ore, c'è una riunione di gruppo fra un'ora del PDL, tutto nascerà poi peraltro al Senato, quindi avete fatto bene a interpellare due senatori, perché sì. La procedura, diciamo, il percorso inizierà al Senato e si concluderà poi alla Camera, ci sarà una doppia lettura per quanto riguarda le riforme costituzionali, ma abbiamo scelto di partire dal Senato perché una parte cospicua della riforma interesserà proprio la Camera Alta, cioè il Senato, che dovrebbe diventare la Camera delle Regioni. Quindi abbiamo ritenuto opportuno predisporre noi, visto che parliamo di noi, la riforma, per poi sottoporla all'attenzione della Camera, dei colleghi della Camera. Sì, c'è un confronto molto serrato sulla forma di governo, sulla forma di Stato, dare più poteri al Premier, dare più poteri al Capo dello Stato, prevederne l'elezione diretta. Ma tutto si terrà però sulla nuova legge elettorale che cercheremo di predisporre, perché c'è un'ipotesi minimalista, come è noto,
che è quella di correggere il premio di maggioranza dell'attuale legge Porcellum, cosiddetta Porcellum, sì, perché la legge, questo premio di maggioranza che è eccessivo, che affida chi ha un voto in più alla Camera il 55% dei seggi, è stato considerato sia dalla Corte Costituzionale sia da delle sentenze successive della magistratura ordinaria, diciamo incostituzionale. Mm-hmm. Quindi dobbiamo correggerne assolutamente il calibro, però questo non basta, gli elettori vogliono cambiare questa legge e quindi stiamo pensando ad un'ipotesi che vada incontro alle esigenze sia della sinistra che del centrodestra. Ora io avventurarmi sulla formula è prematuro, perché ne ho sentite già troppe in questi mesi, quindi io francamente ho visto delle bozze, ma non sarebbe utile confondere gli ascoltatori. Ciò che possiamo dire fin d'ora è che noi cambieremo questa benedetta legge elettorale, altrimenti non avremo la faccia di presentarci davanti. Esatto, ecco, c'è questa consapevolezza da parte del ceto politico. Sì, anche perché, come vedete, i problemi stanno nascendo, nel senso che gli elettori non si riconoscono più nei partiti, perché considerano questi partiti popolati da gente che loro non hanno scelto, nominata, eccetera. E quindi tutti questi problemi che noi stiamo commentando, sia per quanto riguarda anche le politiche appena passate, che hanno dato dei risultati abbastanza controversi, sia che un non risultato, sia il risultato delle amministrative appena celebrate il primo turno, dimostrano che gli italiani non si riconoscono più in questo modo di scegliere i propri rappresentanti alla Camera, al Senato o in altre assemblee. Quindi noi dobbiamo cercare di tornare ad un contatto, ad un rapporto diretto fra eletto e elettore. Questo si può sostanziare nella preferenza, come è noto, oppure in dei collegi più ristretti, dove il confronto politico sia visibile, emerso e non sotterraneo. Ecco, ma questo meccanismo elettorale che ha dato stabilità da anni a tutti i comuni italiani, perché non si riesce a riprodurre a livello nazionale? Il famoso doppio turno, premio di maggioranza, perché noi non? Noi abbiamo presentato una proposta di legge al Senato, è vero, era la vigilia delle elezioni adesso, dove abbiamo lanciato una proposta, doppio turno alla francese, quindi una proposta, esatto, che noi consideravamo sempre in maniera negativa, perché noi doppio turno lo soffriamo un po', come è noto, però bisogna appunto imitare il modello francese a 360 gradi, quindi proponevamo anche l'elezione, il modello semipresidenziale, quindi certo, l'elezione diretta del capo dello Stato e collegandola a questa elezione diretta, questa indicazione diretta del popolo, ad una legge appunto elettorale a doppio turno alla francese, con lo sbarramento, eccetera. Quindi noi abbiamo fatto un passo indietro per quanto riguarda il doppio turno, rendendoci, sì, disponibili ad approvarne una legge elettorale impregnata sul doppio turno. Però abbiamo fatto un passo avanti verso quella proposta che ci è invece più congeniale, dell'elezione diretta del Presidente, quindi della Repubblica. Quindi dobbiamo trovare un punto di equilibrio. Questa è una delle ipotesi in campo, la più ardita, e io non credo che arriveremo a tanto. Però insomma, un'ultima domanda, senatore, che noi abbiamo indicato. Un'ultima domanda. In questa, diciamo, dal giorno del risultato elettorale, il presidente Berlusconi ha dato di sé un'immagine di persona moderata, che fa gli interessi dei cittadini e dell'Italia. Ecco, questa sua posizione, che effettivamente gli ha fatto riguadagnare molti consensi, come mai non riesce a diventare un modo di comportamento da parte di tutti i rappresentanti, i dirigenti del PDL? Perché ci sono ogni tanto quotidiane spinte un po' estreme che mettono poi a dura prova l'equilibrio precario del governo. Perché non si riesce ad avere un comune sentire nel pensare a questo governo come un traghetto che ci porta a un qualcosa di più normale, come in tutti gli altri, cioè, paesi? No. Condivido la sua preoccupazione e anche la sua osservazione. Effettivamente il partito del PDL, siamo tanti, è un partito democratico molto complicato al suo interno, con tanti personaggi, quindi noi siamo
sempre sul campo a confrontarsi, però è pur vero che noi abbiamo da un lato un governo inedito, una maggioranza inedita, certo. Due partiti che si sono fronteggiati fino a qualche mese fa, quindi dobbiamo drammatizzare, è normale che vi sia qualche fibrillazione, qualche aggiustatura in corsa, tuttavia poi dall'altra parte c'è un lavoro, un impegno di governo molto serio, il nostro rappresentante più autorevole Alfano che ha un ottimo rapporto di collaborazione governativa con il Presidente Consiglio Letta, fanno un ticket che secondo me sta dando buona prova sia a livello interno che a livello internazionale, dove abbiamo raggiunto peraltro un buon risultato questa uscita dalla procedura di infrazione per debito eccessivo, finalmente l'Italia uscirà e questo significa 8-9 miliardi risparmiati, quindi io credo che il governo debba continuare a lavorare. Certo, è un governo che si poggia su una maggioranza assolutamente politica, tutta politica, parlamentare, assolutamente diciamo eterodossa rispetto alle nostre storie, alle nostre reciproche identità, bisogna confrontarsi sui temi concreti ogni giorno, qualche fibrillazione ci sarà, dobbiamo avere la capacità di riassorbirla, nella consapevolezza però che prima o poi si tornerà a votare, certo. Quindi prima o poi l'alternanza sarà ristabilita fra centrodestra e centrosinistra. Grazie senatore Giro, a presto. Grazie della vostra presenza e della vostra cortesia. Grazie al senatore Francesco Giro del PDL.